inizia con oggi una rubrica che abbiamo deciso di chiamare A casa di Edmo. Semplice il motivo per cui abbiamo scelto questo titolo, perché qui a fianco a me c'è un'icona storica del giornalismo riminese, io sono particolarmente emozionata, ed è Edmo Vandi. Grazie Edmo di aver accettato di fare questo viaggio con noi. Grazie a voi, perché ho visto un team molto funzionante dal punto che quindi io... ti fidi di noi. L'altra cosa è la casa, perché abbiamo deciso di svolgere questi piccoli incontri in cui Edmo ci racconterà un po' la sua vita da cronista, ma non solo, nella sua casa, e quindi ci è piaciuto chiamarla A casa di Edmo, che è anche molto familiare, perché quelle con Edmo saranno delle piccole chiacchierate. Edmo, 88 anni portati divinamente, non lo dico io, lo vedete, perché è molto semplice. Tra l'altro con una lucidità mentale, con un ricordo sulla storia locale che è unico, perché con Edmo potremmo fare praticamente tutta la storia del Novecento quasi. Edmo, partiamo da te, partiamo dall'origine, perché tu per tanti anni le persone anche che sono a casa ti hanno conosciuto, perché sei stato il volto insieme al amatissimo Margo Magalotti di VGA, però in realtà la storia non è iniziata in TV, c'era anche tanto lavoro fatto in comune a Riccione, fatto per i luoghi dell'intrattenimento e del divertimento riccionese. E allora il primo aneddoto che ti chiedo è proprio di raccontarci il tuo rapporto con un locale particolare di Riccione. Vorrei che ce lo svelassi tu, perché lì possiamo dire che c'è stata la tua giovinezza. Beh, Savioli Dancing, perché io ancora non avevo 20 anni, avevo un solo vestito molto bello, blu, con la cravatta d'argento, e andavo al Savioli, dove avevo un cameriere, un amico, che mi metteva in un angolo con un bicchiere sul tavolo, e così non pagavo. Comunque Beppi Savioli sapeva tutto, tant'è vero che una sera un cameriere mi ha bussato in una spalla, mi ha detto: il signor Beppi ti vuole parlare. Finita la pacchia. Invece mi ha detto: ho visto, caro Vandi, che tu ti lavi, testuale, non ti metti le dita nel naso e non vai a chiedere di ballare con tutte e due le mani in tasca, che lui non sopportava questi comportamenti. Io ti faccio una proposta. Noi abbiamo necessità verso le 8:30 di avere degli uomini, perché i clienti del Savioli, quelli tradizionali, arrivano verso le 10, perché prima devono mangiare con la moglie, e allora arrivano un pochino più tardi, e invece, dice, le ragazze mangiano alle 7:30, alle 8:30 sono già qui e non c'è nessuno, si siedono un po', l'orchestra suona, l'orchestra era di Righi Saitto con Flo Sandoz e Gino Latilla, e quindi dice: io ho bisogno di avere qui 5-6 ragazzi come te per far ballare le ragazze dalle 8:30 in poi. Se voi accettate questa cosa e vi comportate bene, avete l'ingresso al Savioli soltanto ad eccezione delle serate di gala. Non è stato difficile trovare 5 ragazzi. E allora facevamo ballare le ragazze la sera, poi quando avevano consumato, se erano belle continuavamo, altrimenti via. Una sera però ce n'era una, poverina, che proprio la natura l'aveva proprio condannata. In tedesco c'è una definizione di queste ragazze così: ein Brett mit zwei Rosinen, che vuol dire un asse con due uvette. E allora, quella di poverina. E allora nessuno ha voluto ballare con questa qui. È venuto il cameriere: siete qui per far ballare tutte, anche quelle. Abbiamo fatto la conta. È venuta il più elegante di noi, il più snob, sempre vestito di bianco, si chiamava Dennis Dominicis. E allora, no, l'ha detto, io non ballo, non rovino la mia reputazione per ballare con una come quella, però bisogna ballare. Allora lui si è alzato, ha fatto un giro, è ritornato al tavolo, ha tirato fuori il portafoglio, ha chiamato il cameriere e ha detto: stasera pago. E quindi quello è stato un po'... quello che posso raccontare. Un episodio divertente. Ma Edmo, tu hai citato una frase in tedesco, perché tu il tedesco, diciamolo, lo conosci come l'italiano. E allora io ti chiedo: ma come fai? È chiaro che
per un uomo delle nostre terre conoscere il tedesco oggi magari non è più così necessario, 40, 50, ma anche forse fino a 30, 20 anni fa era indispensabile, visto il numero anche di turisti tedeschi che venivano a trovarci. Era un'eccezione io quella volta. Ma tu conoscevi benissimo il tedesco, come lo hai imparato? Ho fatto anche l'animatore nei locali. E quindi bisognava parlare il tedesco in questi modi, perché poi scherzavo con i tedeschi dal parco, tutto quanto, eccetera. E quindi avevo questa possibilità che avrei potuto lavorare dappertutto conoscendo il tedesco. Tant'è vero che mi chiamavano anche il comando dei carabinieri, la polizia stradale, al telefono, per abbiamo un tedesco qui che non capiamo. Passatemelo, io al telefono chiarivo le cose, poi ripassavo alla polizia e quindi avevo anche questo lavoro. E poi anche i negozianti mi chiamavano, gli amici mi dicevano: Edmo, abbiamo qui dei tedeschi, perché i tedeschi erano innamorati degli Autozubehör, si chiamano, degli optional delle macchine. Quando ripartivano per la Germania, la macchina irriconoscibile, perché compravano le trombe tritonali e in Germania sono proibite. E io glielo dicevo, guardate che in Germania... Non le potete usare. Come fate? Ci chiudiamo nel garage e poi suoniamo tutta la giornata. E quindi tu servivi da interprete, tu avevi imparato il tedesco da un maestro austriaco quando eri giovanissimo, è sì, vero? Sì, era molto bravo, un vecchietto che veniva a svernare a Riccione e faceva la lezione al Palazzo del Turismo. Però tu hai avuto l'intuizione che il tedesco sarebbe stato importantissimo, allora, per te. Allora, io un giorno sono capitato alla stazione, avevo 15 anni, e c'era un gruppo di tedeschi con uno di San Giovanni Marignano che conoscevo. A un certo punto lui si capiva con loro e noi no. Ho detto, ma guarda che bello, lui riesce a parlare con tutti e noi siamo qui come delle oche. Ho detto, mi piace, devo imparare, e cioè, mi sono buttato anima e corpo e poi ho imparato, dopo ho perfezionato, perché anche lavorando in Germania, che lavoravo in una ditta di assicurazioni, no? Si chiamava Transatlantische Versicherung, e io lì potevo lavorare tutti gli anni che volevo, perché andavo via a maggio, ritornavo in ottobre, avevo una lettera pronta, mi riassumevano, ero indispensabile, perché arrivavano le lettere degli assicuratori italiani che descrivevano i pezzi delle macchine, ci voleva un madrelingua, perché dovevano pagare, eccetera. Quindi, e sappiamo che su quello era per tedeschi è fondamentale. Ma con le ragazze, Edmo, il sapere il tedesco ti ha aiutato quando eri giovane, dico? Allora, la vice sindaca di Monaco, quando siamo andati là con la saviolina, che la sapete questa? La saviolina l'abbiamo portata a Monaco? Sì. Come l'abbiamo fatta passare? Allora, andare con la saviolina è stata un'impresa, perché io l'ho paragonata, l'ho citato nei miei libri, a Fitzcarraldo, quel film dove c'è questo barcone che è nella foresta. Quindi siamo andati con la saviolina nella zona pedonale al centro, davanti al municipio storico dove ci sono le figurine che girano, lì non ci vanno nemmeno in bicicletta. E voi ci avete portato la saviolina? Sì, perché la vice sindaca ci ha autorizzato e abbiamo saputo... L'avevi affascinata? Non ha avvertito le autorità, e quindi quando abbiamo innalzato le vele, questo barcone immenso nella piazza pedonale, eccetera, è arrivata la polizia e loro ha chiesto chi è il vostro responsabile, ero l'unico che parlava bene tedesco. Prima è venuto un poliziotto solo, ha voluto vedere le carte e non l'ha creduto, soliti italiani e via. È venuto con due, erano due dopo, più lui tre, c'era un cap tutto gallonato, anche quello. Io ho detto, guardate, noi abbiamo l'autorizzante della signora Borcher, che era la vice sindaca. La vice sindaca, avevamo parlato, e lei raccontava che aveva ballato il savioli con un signore alto che parlava il tedesco. E probabilmente era con me, adesso non posso dire al 100%.
Comunque lei ci ha autorizzato, siamo stati lì una settimana, la gente è stata alla fine del mondo, i giornali pieni. Quello sì che era fare marketing. Certo. Oggi ci dobbiamo inventare tanti modi per portare i turisti, direi che questo era un ottimo modo. Quando siamo passati la frontiera, l'abbiamo letto dopo sui giornali, nel mio libro c'è, i giornali tedeschi hanno scritto: un peschereccio di Riccione viene a gettare l'ancora nella Marienplatz. E quindi era una notizia che ha incuriosito tutti quanti. E questo barcone con delle vele immense, bellissima, la Saviolette, la conoscete? Certo. E quindi abbiamo fatto questa cosa. Edmo, ti faccio un altro nome che so c'è una storia che ti lega a questo personaggio, che è il grande Pelé. Tra l'altro, insomma, in un momento della sua vita non proprio semplice, però tu hai dei ricordi bellissimi legati a questo grande protagonista della scena internazionale, dello sport e non solo. Allora, Pelé è stato a Riccione due volte. La prima volta con il Santos, con tutta la sua squadra, e la seconda volta in viaggio di nozze, ospite di un industriale tedesco che era il vicepresidente, sì, del Santos, che è una città di porto. Questo tedesco trattava dei materiali che andavano bene nei porti. Quindi a Riccione aveva la villa e io, tra tutti gli altri lavori, ho fatto il suo segretario interprete. E quindi quando arrivava Pelé io dovevo intrattenerlo, dovevo fare da interprete, perché questo signore, si chiamava Roland Endler, non parlava italiano, quindi aveva bisogno sempre di me. Quindi anche con i giocatori brasiliani dovevo fare da interprete. E allora mi ha presentato questo, che era una persona straordinaria. Lui è entrato subito in confidenza con Pico, il fotografo, perché vedeva questo qui che ci correva dietro dappertutto, e quindi lo ha apprezzato come persona semplice, ma dal grande ingegno, come era Pico in verità, e ha continuato a scrivergli, fargli gli auguri anche negli anni successivi. E quindi quando è venuto qui con la moglie, la moglie andava per mercatini perché voleva comprare della roba antica di Riccione, eccetera, e veniva accompagnato da uno di loro che parlava un po' italiano. E invece Pelé, io gli facevo un pochino da bottega. E dove andavate? Io l'ho portato soprattutto a San Marino, perché volevo vedere questa repubblica più piccola del mondo, ero incuriosito di tutto, eccetera. E quindi passeggiavamo per San Marino, e quello che posso ridere per come le cose ti capitano. C'ho una fotografia, poi magari ve la mostro, dove ci sono io davanti con gli occhialoni scuri, le basette lunghe, avevo 35 anni, e siccome mi vedevano tutte le sere a Telerimini per il telegiornale, che mi alternavo con Marco Magalotti, e una signora che conosceva benissimo me ha detto a una sua amica: ma chi sarà quel negretto che corre dietro Edmo Vandi? No, cioè, ha conosciuto te, non ha riconosciuto Pelé. Certo, diciamo che Edmo, questo è un grande riconoscimento di stima. Dopo siamo rimasti in contatto, ma ho sbagliato una cosa nella mia vita, non ho mai approfittato delle situazioni. Avessi fatto firmare dei palloni, li avrei messi adesso per beneficenza, e quindi avrei potuto aiutare qualcuno con questi palloni che sarebbero stati veramente ricercati. Con Pelé, che era molto disponibile, siamo andati a mangiare nei locali e non lo riconoscevano. Non lo riconoscevano? No, mi dicevano: è arrivato Vandi con un negretto. Ed era il grande Pelé. Era il grande Pelé, sì.
Edmo, ce lo dicevi, una vita passata in amministrazione comunale a Riccione, dove sei stato preziosissimo perché hai portato tante volte gli amministratori riccionesi a vedere il bello fuori dall'Italia, perché potessero in qualche modo essere ispirati e provare a portarlo a Riccione. Due gli esempi su tutti: un grande parco, che è forse il grande parco più bello di Riccione, e Viale Ceccarini. Ci vuoi raccontare questi due episodi? Beh, io quando andavo all'estero veniva con me gli amministratori di Riccione venivano, no? E io conoscevo queste città, conoscevo Monaco molto bene, conoscevo Amburgo molto bene, e quindi quando andavo, soprattutto con Biagio Cenni, che è stato il sindaco più creativo secondo me, bravi tutti i sindaci, ne ho avuti cinque, e però Cenni era Cenni, era un commerciante con la mente aperta, e poi io andavo in macchina con lui, per lui non volava. Ah, quindi facevate questi lunghi viaggi in macchina? Però eravamo sponsorizzati da questo industriale tedesco che ci apriva le porte in Germania, quindi lui pagava perché, non so, per il carnevale di Düsseldorf. A raccontare Riccione con, certo, con i nostri carri. Certo, facciamo la pubblicità. Certo. Quindi avevamo questi carri carnevaleschi che si inserivano nei carri tradizionali tedeschi, l'unico straniero, che poi dal carro noi gettavamo non le caramelline come facevano i tedeschi, noi avevamo i Mon Cheri della Ferrero, perché Ferrero, arrivato a un certo momento dell'anno, no, smette di fare i Mon Cheri perché non ci sono più le ciliegie fresche, quindi noi avevamo un public relation man che era Lello Mantani, è stato il mio maestro. Lui conosceva tutti perché gli piaceva un po' di bere, e in Germania chi beveva era il benvenuto subito. Io ho avuto delle difficoltà perché io non bevevo, quindi lui conosceva tutti. Aveva cominciato lui in Germania ad aprirsi la strada per questo carnevale, e la gente correva dietro tutti a noi, perché noi avevamo Mon Cheri da buttare dal carro. E poi eravate italiani, e poi anzi eravate romagnoli. Edmo, ma una volta porti Biagio Cenni in un viaggio, lo porti in una città, all'interno di una città tutta chiaramente costruita, ma tu gli fai vedere una cosa che lo ispira, tant'è che poi in qualche modo questa ispirazione gli fa decidere, tornato a casa a Riccione, di far sì che un luogo che poteva diventare un grande quartiere residenziale invece sia diventato un parco. Cos'è successo? Il parco della Resistenza. Come è venuta fuori questa cosa? Eravamo a Monaco di Baviera con Cenni, con il sindaco Cenni, eravamo nel centro della città, perché là abbiamo portato la banda, il coro, avevamo 80 persone che hanno partecipato alle sfilate della Oktoberfest, con una pubblicità che non ti so dire. Quindi eravamo al centro così, stavamo facendo una passeggiata, gli stavo facendo vedere un po' le cose, e poi dai, vieni con me Biagio, che andiamo a vedere un parco bellissimo che si chiama Parco Inglese, English Garden, e quindi è una curiosità perché è proprio nel centro della città, non ci credo, siamo nel centro storico, la Odeonsplatz, Marienplatz. Vieni con me, abbiamo fatto 100 metri, siamo arrivati in un parco meraviglioso. C'erano i laghetti con le canoe, c'era il parco dei nudisti, a sempre un'ora. E allora, e c'era un po' tutta questa varietà di cose. E quando siamo tornati a Riccione, ho detto, Biagio, bisogna fare la stessa cosa così a Riccione. Non abbiamo un parco vero, grande, dove la gente può passeggiare, dove i bambini possono giocare, non abbiamo il laghetto, però dico, le cose si possono fare. E quindi, dove adesso c'è il Parco della Resistenza, quella volta, perché Cenni è stato sindaco dal 65 al 75, quindi questo sarà stato nel 70, 1970-71, e quindi da quella data lì, adesso abbiamo degli alberi che hanno gli anni che hanno. Hanno più di 50 anni ormai. Allora invece era solamente un terreno che poteva essere venduto a lotti.
invece il comune ci ha messo le mani sopra, non è da vendere e viene riservato al beneficio della città.
Thank you.